Ciao Ciuruspi, bentornati in un nuovo video Let's Play. Stavolta giocheremo a Slap and Beans, che sarebbero schiaffi e fagioli. Il gioco di Bud Spencer e Terence Hill, un indie uscito a fine luglio. Qua dietro si vede? Questo. Vedete? No, vedi il verde. Il verde. Allora, guardate che bello, già all'inizio mi piace sta cosa che c'è il jukebox, dove ci sono tanti brani dei film di Bud Spencer e Terence Hill. Ah, quindi ci guardiamo un film oggi? No, sono i brani. Non sbagliamo. Aspetta, di un buggy. Ma vedi che ci sono le verdure? Dove sono le verdure? L'ascoltavo ma sempre. Ma lì, vedi, è tutto la mia nonna. Uno in jukebox. Ma questi giochi li avevano già inventati quando anni fa o è stato l'ha fatto dopo? No, ha fatto adesso questo tema. Un tema ispirato ai vecchi giochi cabinati. Ok. Figata, iniziamo. Allora io uso. Allora tu sei Bud Spencer. Ah, io uso Terence Hill. Perché mi piace così i cazzotti in testa. No. È straciccione. Già a cucinare i fagioli. Adesso arrivano i nemici che ci vogliono fregare i fagioli. È violenza pura questo gioco, è diseducativo secondo me. Ma guarda che mine che gli ho dato. Alla fine volevano i fagioli. Ah, ma okay. Non ci sono più i fagioli. Prendi la padella, tiragliela in testa. Intendo. Ma usate i cavalli. Ma guarda che figata. Sì. Ciao Loris, ciao Alexia. Aspetta, lo taglio. E siccome mancava Loris, ho raccattato questi due per strada. Sì, così. Ci hanno pagati. Lui è il fratello della Peps. Peps, l'avete già vista, no? La Peps. E... Peps! Io sulla carta d'identità c'ho scritto fratello Peps. Non ho nonna, io non ho identità. Poi c'è questo maiale ciccione grassone. È il livello di prima. Che si deve sposare quella altra con le. Ma poverina. Con le fuppe che ballonzano. Si possono dire parolacce? Basta che non siano troppo volgari. Parolacce moderate. Ok. Dovresti. Paghi ti lasciano le parole. Dovresti usare i cactus. Ma fa male. Non penso si possano prendere. Quindi i fagioli ti curano. E le mosse speciali con la barretta lì sopra blu. Che non ho ancora capito. Ma puoi entrare tipo nelle costruzioni lì? Puoi entrare? Sono in alcune specifiche da quanto ho capito. Magari trovi tipo delle cose fighe. Tipo la verdura. Che esatto, ma c'era prima. E la birra cura la vita. Bevi la birra, bevi la birra. Sono invincibile. Puoi usare il bicchiere. Ma lei detto cos'è? Un prete? Sì, dai picchiare anche il vetro. Benvenuti a tutti in questa nuova puntata. Di nuovo. Queste cose aspettano mezzi. Ah, bon, vabbè. È fuori luogo in questo momento. Vieni qua. Devi saltare sul ponte. Oddio, ma come fai? Latte cupa sole. Io ti ho spostato il bar. Hashtag latte cupa sole. Io sono un grassone e non riesco a saltare sopra. Ah, ecco. Magari, ecco, ti sposti così. Aveva la moglie che stava al fiume. E poi un gringo le voleva e la credì. E io gli ho dato solo qualche coltellata. Ma chi? Il messicano. Ah. La mia sposa stava al fiume, signor, a lavare. Un gringo la credì e la voleva. Quello mi guarda con gli occhi spalancati e muore. Nel cadere avrà battuto la testa. Io gli ho dato solo qualche coltellata. No, dai, ma che figo questo, fare... il bar. Cosa dico? Qua devi picchiare i civili. No, parla. No, parla con loro. Non mi disturbare, sto barando. Attenzione. Bar ando, sarà nel bar ando. Vedi che sto mangio, ando. Cosa c'entra? Niente, ci stava. Ci conosciamo, ma sono tutti scorbutici qua dentro. Ma infatti io li picchierei tutti. Che poi fanno tutti sempre così. Parla con la donzella. Aspetta, parlo io. È un fantasma, guarda. Ti vediamo se affascina la mia trippa, la mia panza. Salve omone. Parlaci tu. Omone. Cosa dice te? Ah, vedi che con te attacca. Così si fa. E adesso la rapiscono. No! Dai un colpo! Ah, devi. Cos'è quella roba? Abbiamo una taglia in testa. Oh, prendi le catene, prendi le sedie. Guarda, c'era una lampadaria, dovresti tipo toglierlo. Sì. Allora, prendo una sedia con X e la lancio in faccia con Y. No, sempre con X. Con Y, non ti guarda che la carico. Andiamo giù di schiaffi. La birra. Nel dubbio, tasti a caso. Ecco, andiamo sopra. Che bello. Anche questi, minchia tutti. Ma hai visto io quando gli do la spallata al dorso li butto tutti sì. Giù per terra. Ho tirato un bicchiere in faccia a uno, non gli ha fatto niente. Poi gli tiro uno schiaffo, cade per terra. Ma perché avevi già smussato prima? Guarda quel quadro, guarda la foto di quello con di prima. Con Y dobbiamo mirare
quando passa sopra i nemici spari e stai sparando col che cazzo. No, no, gli ho beccato. Tu sei il P2, eh? Mm. Vai con calma. Oh, fantastico. Ho ammazzato proprio un colpo. Tutti? Tutti le stesse mutande. Nelle porte non puoi entrare. Ma chi la vuole salvare? Tu l'hai salvata. Non mi interessava. Non è nessuno, una citazione del film. Che succede, ragazzo? Ti manca la platea? Hai detto che ti chiami nessuno. Sta tranquillo, qui un nome te lo fai di sicuro su una di quelle. Qua è lusso. Ma che bello, qua sono tutte le stanze più belle. Sì, le sedie che piacciono a Matilde. Ma ci sta lo stile di... Ah, quindi si può anche caricare la forza del lancio. Non ti piace? No, non mi piacciono quelle sedie, non mi piacciono queste sedie. Sta proprio... Vanno di male. Sta di vecchio. Ma infatti è per quello che ci sta. Sta di madre di Weasley. Della madre di Whistler. Il signor Whistler era pienamente consapevole che sua madre era un'orrenda vecchia baldracca, sempre ingrugnata, quasi che avesse un cactus in mezzo alle chiappe. Ma che io non tra una mano una sedia, l'altra un ciccio. Guarda, tutti e due. Prendi il pollo. Dov'è il pollo? Lì. Mi sa che non posso. Ma posso spostare il carretto. Esatto. Ecco, adesso prendi il coso del pollo. Madonna, 300.000. No, cos'è? Oh cavolo, tutti quelli. Dai, XYB. I musicisti no, però. I musicisti non si toccano. I musicisti musicali. Chi ha vinto? Io 128.700 punti, non so se mi spiego. Tu ne hai 5.000. Cioè, attenzione. 56.000. Oh cavolo. I mariachi. E loro cioè intanto suonano lì guardando l'aristo tranquillamente. Certo, fanno da ambient, fanno da... la musichetta del gioco, se no chi la fa? Di qua c'ho ruspi, adesso okay, arrivo. Vedi che c'è il ditone sulla parola. Seguirà il ditone sempre nella vita. Ma che è quello? Là dietro, è quello là. Ma se vai da lui cosa fa? È un guardone. Aspetta, questi barili. Ecco. Aspetta che dentro forse c'era un uomo. Un uovo. Un uomo. No, ci doveva essere tipo un'asta. Eccola! Eccolo, cos'è? Una spada di Star Trek. Sì. Ecco. Adesso no. Ce ne sono un po' di più da quel col qui. Dove pensate di andare? Sono pronto. Dai, c'ho più uno, Se fai così non manchi. Grande! Ecco. Devo proprio mutande che davanti cadono. C'è lo sceriffo. Poi c'hanno tutte le mutande uguali. Il tuo signor sceriffo, vedi di non farci perdere altro tempo ed esci di lì. Ecco. Esci. Sfigato. Che ho fame, voglio mangiare i fagioli. E poi voglio fare scarpetta come Loris. Pucciare te. Ma minchia, guarda come... Ma quanto è grande. Grazie per la visualizzazione, abbiamo finito il primo livello. Commentate, mettete tanti like se volete vedere altri video di questo genere di Let's Play. Ci vediamo nel prossimo video. Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Subscribe! Subscribe now! Ah, date anche un'occhiata alla mia pagina Facebook se volete sempre essere aggiornati sui miei prossimi video e se volete avere dei maggiori approfondimenti.